È andato in scena al Teatro Verdi di Martina Franca l'ultimo titolo del 49esimo Festival della Valle d'Itria, Gli Uccellatori, di Florian Leopold Gassmann, sul libretto di Carlo Goldoni. Sul podio il maestro Enrico Pagano. Direttore, che tipo di opera è appunto Gli Uccellatori di Gassmann? Gassmann è un compositore che opera in quei decenni del Settecento che vanno dagli anni 40 agli anni 70 e sono decenni un po' dimenticati dell'opera lirica, perché noi siamo abituati ad ascoltare magari Handel, Vivaldi e poi passare direttamente a Mozart, però in quel lasso di tempo che separa Handel da Mozart abbiamo dei decenni veramente molto prolifici, e in questi anni opera anche Gassmann, e sono degli anni in cui il pubblico ha fame di novità, vuole sempre dei titoli nuovi, e quindi i compositori sono costretti a lavorare a ritmi forsennati, e questo chiaramente rende le partiture un punto di partenza per l'artista, che poi deve trovare un sacco di cose non scritte e non esplicitate, però sono molto interessanti anche per capire gli anni successivi del bel canto e di Mozart. Stasera ci saranno gli allievi qui sul palco dell'Accademia del Bel Canto. Com'è stato e com'è lavorare con loro? Ho trovato un livello di cantanti veramente molto molto alto. Abbiamo un cast internazionale che va dall'Islanda all'Italia, alla Lituania, alla Cina, quindi veramente molto molto variegato, e ognuno di loro ha portato la propria tradizione, il proprio modo di vivere l'arte, di vivere il teatro, e questo è stato un confronto molto molto prolifico per me che li ho diretti. Sono contento, sono sicuro che faranno tutti una bellissima carriera, perché veramente sono ragazzi pieni di talento. Per arrivare al titolo Gli Uccellatori, che lavoro c'è stato? Beh, c'è stato intanto un lavoro di scoperta fatto dai musicologi dell'Università di Vienna, perché è un'opera che è stata riscoperta al Teatro an der Wien una decina di anni fa, e quindi c'è proprio un lavoro di ricerca che possiamo quasi definire di archeologia musicale. E poi da lì è partito quello che dicevo prima, l'interpretazione dei musicisti e della regista Jean Renshaw, che firma l'allestimento. E quindi abbiamo dovuto immaginarci e ricreare quelli che erano alcuni stilemi e alcune caratteristiche del teatro del Settecento che non sono spesso esplicitate in partitura, e quindi vanno ampliate e spiegate proprio dall'interprete. Sebastian Schwartz, il direttore artistico. Bene, siamo giunti all'ultima opera del Festival della Valle d'Itria. Gli Uccellatori riflette anche l'importanza dell'Accademia del Bel Canto di Rodolfo Celletti. Assolutamente, abbiamo voluto valorizzare gli allievi dell'Accademia del Bel Canto in questa bellissima produzione degli Uccellatori di Gassmann su un libretto di Goldoni, quindi ha anche un suo valore letterario, perché è questo repertorio preclassico, cioè proprio appena prima di Mozart, diciamo, è un repertorio che si presta per le giovani voci, per attori freschi, con questa freschezza giovanile. È una storia di gelosie, di innamorarsi sempre e rincorrere sempre la sbagliata, no? E quella invece è innamorata di qualcun altro. Quindi tutti questi giri che si fanno, che conosciamo ovviamente dalla lirica, ma qua ha tutta una freschezza, una leggerezza particolare, ed ecco perché volevamo proprio chiudere il festival con questa nuova produzione, cioè con questa produzione, per condividere anche questo aspetto con il pubblico. Abbiamo potuto nel corso delle settimane mettere a confronto la scuola napoletana dell'opera buffa con l'Orazio di Pietro Auletta. Invece adesso sentiamo proprio la scuola veneziana, quindi il grande rivale della scuola napoletana del Settecento, e magari chi vuole viene a divertirsi, chi vuole per studiare, per capire un po' quali erano le differenze tra la comicità napoletana e quella veneziana, anche la traduzione in musica nelle due scuole particolari. Che festival sarà
il cinquantesimo, ci potrebbe già essere un'anticipazione? Le anticipazioni della cinquantesima edizione ci saranno fra, mettiamo, una settimana, una decina di giorni. Col presidente Punzi abbiamo pensato di anticipare quest'annuncio di molto rispetto agli anni passati, anche per creare un po' di incuriosire, no? Creare un po' di appetito. Ma sicuramente questa edizione ci ha servito ad avvicinarci anche al pubblico martinese con questa leggerezza, con la spensieratezza del repertorio di quest'anno. Il festival e il programma. Io ho avuto riscontri molto interessati, molto interessanti, e specialmente anche il fatto che abbiamo abbinato l'operetta, le due operette di questa programmazione, con un convegno internazionale sull'operetta, dove si sono radunati qui a Martina i maggiori ricercatori a livello mondiale sul campo dell'operetta, con direttori di teatri, registi, direttori d'orchestra di un'importanza internazionale. Abbiamo discusso lo status quo dell'operetta, ma anche cosa possiamo e dobbiamo fare noi per mantenere in vita questo nostro patrimonio culturale, perché non solo la lirica ci è stata data per custodirla, ma anche l'operetta ha bisogno del nostro aiuto. Ringrazio il direttore, e un'ultima cosa, ci saranno altre repliche degli Uccellatori? Abbiamo oggi la prima, abbiamo ancora due recite del Turco in Italia, il 4 e il 6 agosto, e gli Uccellatori si possono vedere nel Teatro Verdi ancora anche il 5 agosto. Mentre domani, il 3 agosto, abbiamo qui nel Palazzo Ducale ospite la banda dell'aeronautica militare, che ci fa un bellissimo programma di musica anche tratte da opere, adattate per l'organico della banda.